Bene, allora a questo punto incominciamo a parlare delle situazioni di equilibrio. Abbiamo dato, secondo me, la giusta importanza ai sistemi equivalenti di forze, caso di forze discreto e distribuito, ma ora parliamo di condizioni di equilibrio. È abbastanza immediato scrivere le seguenti equazioni, che poi sono le equazioni cardinali della statica, cioè la risultante delle forze, o la sommatoria delle forze, deve essere uguale a zero in forma vettoriale, ed il momento risultante rispetto ad un generico polo, ma questo ormai ci è ben noto, deve essere uguale a zero. Queste sono le condizioni di equilibrio, perché nel momento in cui è presente una componente di forza o di momento, naturalmente questa va a determinare il movimento, va a determinare in particolare un'accelerazione, ma questo lo vedremo nella dinamica. Se invece noi facciamo riferimento alle condizioni di equilibrio, la risultante deve essere uguale a zero, il momento risultante deve essere uguale a zero. Allora, la statica naturalmente fa riferimento a delle condizioni di equilibrio in ambito strutturale. In ambito strutturale, come abbiamo accennato a proposito anche dei meccanismi, naturalmente non dobbiamo avere atti di moto, cioè la struttura non si deve muovere a prescindere dalle condizioni di carico. Però noi molto spesso, invece, nell'ottica della meccanica delle macchine, abbiamo naturalmente a che fare con corpi che si muovono, perché come al solito vogliamo generare movimento, vogliamo trasmettere potenza meccanica. Allora è importante tenere presente anche questo aspetto, cioè che nelle situazioni a regime, cioè in condizioni di velocità costanti, in assenza di accelerazioni, le accelerazioni si manifestano, come vedremo, in tutte le fasi di transitori, di avviamento o di arresto, oppure quando ho dei moti piani, come vedremo nel caso del manovellismo, del quadrilatero e anche in altri meccanismi. Ecco, nelle situazioni a regime dove non ci sono delle accelerazioni, praticamente noi ci troviamo di fronte a un sistema che si muove, ok, ma che può essere affrontato applicando l'equazione della statica, perché noi entriamo in un problema di dinamica nel momento in cui intervengono le forze inerzia. Le forze inerzia sono associate alle accelerazioni. Se non ci sono accelerazioni, ok, accelerazioni non velocità, praticamente non abbiamo forze inerzia e il problema si riduce a un problema di statica. Quindi in realtà queste equazioni vengono applicate ad un corpo, a un sistema di corpi che è in condizioni di quiete, e quindi che non si muove, atto di moto nullo, oppure di moto uniforme, quindi situazione a regime. Va bene? Quindi nell'ottica, ripeto e sottolineo, della meccanica delle macchine, ovviamente noi siamo nella maggior parte dei casi interessati alla situazione in cui abbiamo movimento, ma movimento in condizioni di moto uniforme, in assenza di accelerazione. Quindi alla fine applichiamo la statica, ok? Se io ho una trasmissione del moto mediante ruote dentate con due alberi in condizioni di moto uniforme, noi applichiamo la statica come se fosse fermo, ma in realtà non è fermo, perché naturalmente stiamo trasmettendo potenza meccanica, ok? Quindi attenzione a queste precisazioni sulle definizioni, che poi hanno dei riscontri pratici molto importanti. Questa è, diciamo, sono le equazioni cardinali nel caso generale dello spazio. Noi molto spesso, come preannunciato, abbiamo a che fare con delle situazioni piane, e nel caso piano naturalmente queste equazioni vettoriali si trasformano in soltanto tre equazioni scalari, così quanti sono i gradi di libertà di un corpo rigido nel piano, cioè le due traslazioni e la rotazione rispetto ad un asse perpendicolare al piano. Va bene? Quindi se non ho componenti di forze secondo x, secondo y, e il momento secondo z è uguale a zero, io mi trovo in una situazione di equilibrio. Va bene? Ok, in generale però questa
diciamo, in forma scalare, vi darà che una sommatoria delle fx deve essere uguale a 0, una sommatoria delle fy uguale a 0, una sommatoria delle fz uguale a 0. Va bene? Analogamente quest'altra mi dà altre tre equazioni scalari, quindi la sommatoria dei momenti secondo x uguale a 0, sommatoria dei momenti secondo y uguale a 0 e x secondo z uguale a 0. Quindi equivalgono a 6 equazioni scalari. Nel caso piano, come abbiamo appena detto, nel caso piano abbiamo semplicemente tre equazioni, diciamo sommatoria di fx uguale a 0, di fy uguale a 0 e sommatoria di mz uguale a 0. Soltanto tre equazioni di equilibrio. Bene, ora, siccome noi abbiamo fatto una serie di considerazioni anche di natura grafica, non soltanto di natura analitica, la domanda che viene fuori è per esempio la seguente. Cioè, queste condizioni di equilibrio alla traslazione ed alla rotazione a cosa corrispondono dal punto di vista grafico? Ecco, noi abbiamo visto che per un generico sistema di forze possiamo ricavare una risultante graficamente applicando il poligono delle forze, possiamo trovare la posizione della risultante graficamente utilizzando il poligono funicolare. Va bene? Oppure procedendo per via analitica per il tramite, per esempio, del teorema di Valignoni, cose che abbiamo appena fatto. Ecco, ma in condizioni di equilibrio, cioè di sommatoria delle forze uguale a zero, sommatoria dei momenti uguale a zero, come diventano il poligono delle forze rispettivamente ed il poligono funicolare? Beh, per quanto riguarda il poligono delle forze, penso che sia abbastanza intuitivo che se la sommatoria vettoriale delle forze deve essere uguale a zero, il poligono delle forze deve essere chiuso. Ok? Quindi se io ho un sistema di forze, per esempio rappresentato in questo modo, 0, 1, 2, 3, 4 e 5 coincide con 0, le frecce si rincorrono. Se volessi andare a trovare la risultante, come abbiamo imparato a fare, cosa che deriva applicando ripetutamente la regola del parallelogramma, siccome il primo e l'ultimo punto del poligono delle forze coincidono, la risultante è uguale a 0, giusto? Quindi questa è F1, questa è F2, F3, F4 ed F5. In questo sistema delle forze, ripeto, R è uguale a 0, perché il poligono delle forze è chiuso. Quindi abbiamo capito subito, in maniera molto semplice, che la condizione di equilibrio graficamente si impone imponendo che il poligono delle forze sia chiuso. Questo corrisponde ad avere una risultante nulla, cioè l'equilibrio alla traslazione. Va bene? Ecco, il discorso è un po' meno intuitivo per quanto riguarda l'equilibrio alla rotazione. Parliamo sempre di un sistema piano. Abbiamo visto che la posizione della risultante, se è diversa da zero, si ricava applicando il poligono funicolare. Bene, il concetto del poligono funicolare lo posso applicare anche in questo caso, naturalmente, ma che cos'è che cambia? Ecco, una cosa la possiamo osservare subito: se io vado a scegliere come polo per la costruzione del poligono funicolare un punto qualsiasi del piano, sappiamo come fare, andiamo ad unire, diciamo, ogni punto del poligono delle forze in questo modo, come abbiamo imparato a fare. Ecco, qual è la differenza rispetto alla costruzione classica del poligono funicolare? È che naturalmente il primo e l'ultimo lato qui coincidono e quindi possono risultare poi nella costruzione effettiva del poligono funicolare associato a questa costruzione che tali lati sono paralleli o coincidenti. Quindi se questo lo indichiamo con A, questo è B, questo è C, questo è D, E,
abbiamo in questo caso che F coincide con A. Perché? Perché la risultante è uguale a 0 e quindi è ovvio che ritorno dal punto da cui sono partito, ovviamente. Ma come si presenta il poligono funzionale? Allora, come al solito, piuttosto che fare uno schema completamente qualitativo, io ho preparato un esempietto sulla falsa riga di quanto abbiamo fatto questa mattina a tale proposito. Quindi facciamo sempre uno schedino che abbia una quadrettatura qualitativa e facciamo un po' di considerazioni che siano diciamo meno qualitative per quanto sia possibile fare naturalmente alla lavagna. Quindi facciamo questo ragionamento. Supponiamo di avere una forza F1 è applicata qui, questa è F1, abbiamo una forza F2 che è applicata qui, ok? E inoltre immaginiamo di avere una forza F3 che la immaginiamo applicata qui, ecco, questa forza F3 con riferimento alla quadrettatura scelta è questa qui, va bene? F1, F2 ed F3. Allora, questo naturalmente è un esempio ad hoc per mettere in evidenza cosa accade al poligono funicolare in situazioni di equilibrio statico. Ecco, ci accorgiamo subito che questo è un esempio ad hoc perché se noi qui andiamo subito a costruire il poligono delle forze, che cosa otteniamo? Questa forza F1 o la forza F2 che è rappresentata da quest'altro vettore e poi ho questa forza F3. Ma questa forza F3, come vedete, è presente una componente orizzontale che corrisponde a due quadratini e una componente verticale che corrisponde ad un quadratino. Quindi se rapidamente riporto la quadrettatura anche qui sopra è immediato capire che la F3 corrisponde alla diagonale di quel rettangolo, no? Ovviamente è una scelta fatta ad hoc, come dicevo prima. Quindi questa qui è la F3. Quindi che cosa vedo? Che il poligono delle forze è chiuso, cioè che è rispettato l'equilibrio alla traslazione. Il poligono delle forze parte da questo punto 0, questo è il punto 1, questo è il punto 2 e poi è chiuso perché tramite la forza F3 ritorno al punto iniziale che ho indicato con 0, quindi 0 coincide con 3. Siccome 0 coincide con 3, io dovrei ottenere la risultante congiungendo il primo e l'ultimo punto del poligono. Ma se questi coincidono, naturalmente la risultante è uguale a 0. Quindi possiamo subito dire che R è uguale a 0. Lo ribadisco. Ma andiamo a vedere che cosa accade invece per l'equilibrio alla rotazione. L'equilibrio alla rotazione, abbiamo fatto diversi esempi, abbiamo imparato a muoverci in un certo modo. E andiamo a rappresentare questa volta per via analitica, proprio per portare avanti sempre il parallelo tra il caso grafico e il caso analitico. Questo è l'origine del sistema di riferimento che assumo anche come polo per determinare il momento risultante. Queste forze F1 in forma cartesiana corrispondono a meno G, F2 corrisponde a
F2I come componenti cartesiane e la F3A come componenti X meno 2I più J, ok? Meno 2I più J. Queste sono le componenti. Allora, posso andare a calcolare subito il momento rispetto il momento risultante di questo sistema di forze rispetto ad un polo, che può essere il polo A. Allora, che cosa viene fuori? Viene fuori quanto segue che abbiamo, allora, la F1 ha sicuramente momento uguale a zero perché naturalmente abbraccio nullo, la F2 possiamo farlo senza fare il prodotto vettoriale perché è banale, quindi in forma scalare posso scrivere MO che è uguale a meno 4k, anzi facciamo il forma vettoriale, meno perché ho 2 per 2 che gira in senso orario, quindi naturalmente è negativo nella direzione di k, e poi ho il momento della F3 rispetto al polo O. Allora, momento della F3, avrò questa componente che è 2i, vabbè, questa volendo la possiamo fare anche come determinante, jk, la r posso prendere come r questo vettore qui, che sarebbe la r3, e quindi qui abbiamo un 3 3 0 per quanto riguarda la R, per quanto riguarda la F3 ho meno 2 1 0, quindi viene meno 4 K più 3 più 6, quindi viene 9 K, cioè uguale a 5 K. Siete? Ok, quindi questo è il momento risultante di questo sistema di forze rispetto al polo O. Va bene? Questo momento risultante è diverso da zero, quindi abbiamo una situazione in cui la risultante è uguale a zero, può essere verificata anche analiticamente, ma è banale, che se vado a fare la somma di queste componenti cartesiane naturalmente uguale a zero, cosa verificata anche graficamente col polinomio delle forze, però il momento è diverso da zero che è uguale a 5k, va bene? A 5k che è positivo e quindi antiorario rispetto al piano. Ok, ma ora noi vogliamo procedere per esempio con il poligono funicolare per vedere quali sono le analogie. Sempre per cercare di fare una costruzione che ci consenta la verifica immediata alla lavagna, prendiamo per esempio come polo, scelta del polo anche qui arbitraria, vado a prendere proprio questo spigolo qui, quindi questo è il polo rispetto al quale vado a costruire il poligono funicolare. Sappiamo come fare, vado a congiungere questi vari punti come schematizzato in questo esempio generale, e ci accorgiamo anche qui naturalmente, questa è la A, questa è B, questa è C, e siccome il poligono delle forze è chiuso, io ho che B coincide con A, naturalmente, no? Il primo e l'ultimo lato coincidono, perché? Perché il poligono delle forze è chiuso, ed è chiuso perché la risultante è uguale a zero. Ok, non ci spaventiamo, andiamo a costruire il poligono funicolare come siamo abituati
abituati a fare. E allora andiamo per esempio a considerare una parallela da fino ad intersecare la direzione della forza F1. Preferisco riportarla qui perché mi viene una costruzione più pulita, più facilmente leggibile, naturalmente la posso mettere dove voglio, secondo una costruzione generale. Poi devo fare la parallela B, ok, ma questa parallela AB in realtà va proprio ad intersecare, lasciatemi rapidamente completare la quadrettatura, se noi guardiamo questo schema, guardiamo questo, ci accorgiamo che questa va a finire, allora dovrebbe passare qui e quindi arrivare qui, ok? Se fate il disegno in scala, questo è quello che viene fuori. Quindi questa è la parallela B nella costruzione del poligono funicolare. Ci siete? Benissimo. Attenzione però, perché noi dobbiamo andare ancora più in alto, sì, dobbiamo andare ancora più in alto perché dobbiamo arrivare ad intersecare la direzione della F2, direzione della F2, ok. Questa arrivare qui. Ok. Questa se ne va ancora di qua. Siamo arrivati ad intersecare la direzione della F2, va bene? Dopodiché devo riportare il lato C fino ad intersecare la direzione della F3, quindi arrivo qui. Quindi tutto questo è B, questo è il lato C. E alla fine, per la costruzione del poligono funicolare, devo riportare la parallela D, ma la parallela D è anche la parallela DA. Che cosa viene fuori? Questa. Questa è la parallela D. Questo è il nostro poligono funicolare. Ci siete? Che cosa viene fuori come risultato importante? Più o meno in scala, no? Più o meno. Abbiamo quantomeno il riferimento dei quadratini. Che cosa viene fuori? Che il poligono funicolare è aperto. Il primo e l'ultimo lato sono sì paralleli e devono essere paralleli perché coincidono sul poligono delle forze, ma sono, ok, staccati tra di loro, non coincidono, va bene? E se noi ci ricordiamo per un attimo, vi faccio qui lo schemino velocemente, come abbiamo dimostrato il poligono funicolare. Se noi andiamo a considerare tre forze, no? F1, F2, F3, scegliamo come polo questo P e queste sono le rette per la costruzione del poligono funicolare. Poi se vi ricordate, lo abbiamo dimostrato in questo modo, perché F1 lo possiamo considerare come somma di questo più questo, e l'abbiamo indicato con Q con 1, se vi ricordate. L'F2 è la somma di questo più questo, ok?
e questo diventa Q con 2, Q con 3 e Q con 4, quindi l'F è 3 è uguale alla somma di questo più questo, e questo è Q4. Se vado a fare, ad esprimere la F1 come Q1 più Q2, la F2 come Q2 più Q3, la F3 come Q3 più Q4, abbiamo visto che ci sono delle semplificazioni e quindi ottengo Q1 più Q4, tant'è vero che la risultante, che in questo caso è questa, e quindi diversa da 0, è uguale alla somma di F1 più F2 più F3, ma è anche uguale alla somma di Q1 più Q4. Giusto? Quali sono Q1 e Q4 nel caso in cui il poligono delle forze è chiuso? Questa è la domanda. Ecco, Q1 e Q4, perché R è uguale a Q1 più Q4, oltre che essere uguale ad F1 più F2 più F3, in questo caso, dove la risultante è uguale a 0, quali sono? Il ragionamento è identico. Il ragionamento è identico, quindi la Q1 sarebbe questa. Questa è Q1, che sta su A. La Q1 sta su A, ma anche in scala, sono in due quadratini. Quindi se io vado a considerare quindi due quadratini, la nostra Q1 è questa. Ci siete? Ed è tutto in scala, eh? Non ci stiamo inventando niente. Questa è la direzione e questo è il modulo e verso della Q1. Qual è la Q4 in questo caso? C'ha la stessa direzione, ma il verso è opposto. E si trova sulla D. Anche questa è due quadratini. Per cui, se questo lo allungo, è la nostra X, abbiamo che cosa? Questo è un quadratino, questo è un secondo quadratino, quindi la Q4 è questa. Ci siete? Quindi che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto il sistema equivalente, che non è una forza, ma è una coppia. Certo che è una coppia, perché la risultante è uguale a zero. Però il sistema non è tale da garantire le condizioni di equilibrio. Cioè non è equilibrato, perché corrisponde ad una coppia. Lo sapevamo anche per via analitica, perché noi abbiamo dimostrato che M0 è uguale a 5K, che è diverso da zero. Ma lo ritroviamo di pari passo anche nel caso del poligono funicolare. Ma lo ritroviamo non soltanto dal punto di vista qualitativo, lo troviamo anche dal punto di vista quantitativo. Perché? Perché Q1 e Q4 danno un momento che è uguale a che cosa? Innanzitutto gira in questo senso, quindi è positivo, per cui il segno è rispettato. Va bene? Secondo le K positive, perché gira così, in effetti così come gira F3 rispetto al polo O, giusto? Così. Ma anche dal punto di vista quantitativo, quindi abbiamo verificato il segno, andiamo a vedere qual è il modulo. Il modulo è la forza per il braccio, nel caso della coppia, essendo Q1 uguale a Q4, perché vedete tutte e due corrispondono ad una lunghezza di due quadratini. Va bene? Allora, il momento della coppia scalarmente sarebbe uguale a 2 quadratini, chiaramente in scala sarebbero newton, moltiplicato il braccio. Ma il braccio quant'è? Attenzione, 1, 2 e mezzo, 2,5 quadratini. Se voi andate a fare 2 per 2,5 è uguale a 5. È lo stesso risultato che abbiamo ottenuto prima. Ok? Quindi che cosa noi siamo andati a mettere in evidenza in questo momento?
abbiamo rappresentato questo sistema di forze costituito dalle tre forze rosse F1, F2 ed F3, abbiamo verificato che la risultante è uguale a zero, abbiamo calcolato analiticamente un momento, per esempio rispetto al polo O, che viene diverso da 0 uguale a 5k, dopodiché siamo andati a fare un procedimento grafico più o meno in scala. Abbiamo ritrovato che il poligono delle forze è chiuso, certo, perché R è uguale a 0. Non solo, siamo andati a ricavare un poligono funicolare che guarda caso risulta aperto. Aperto perché il primo e l'ultimo lato sono sfalsati tra di loro e pertanto sono equivalenti ad una coppia che guarda caso mi dà lo stesso momento che avevo ricavato analiticamente. Quindi qual è l'altra condizione da imporre per quanto riguarda la traslazione? Scusatemi, la rotazione. Per la traslazione, graficamente, poligono delle forze chiuso vuol dire risultante nulla, quindi equilibrio alla traslazione garantito. Per quanto riguarda questa, cioè l'equilibrio alla rotazione, graficamente questo equivale ad imporre cosa? Che il poligono funicolare deve essere chiuso. Chiuso che vuol dire? Che il primo e l'ultimo lato non devono dare una coppia, ma nella costruzione devono appartenere, coincidere insomma, alla stessa retta, cioè di braccio unico. Solo in tal caso è verificata anche la seconda equazione che corrisponde all'equilibrio alla rotazione. Va bene? Questo discorso lo possiamo vedere in tanti modi. Se noi andiamo a guardare un attimo su questo schema, se la F3 la tolgo da qui e la metto qui, per esempio, se la F3 così com'è la porto qui, queste diventano tre forze concorrenti in un punto. Pertanto l'equilibrio alla rotazione è sicuramente verificato, perché rispetto a questo polo la cui scelta è arbitraria, tutte e tre le forze hanno un braccio nullo, cioè momento uguale a zero. Ok? Ma ho spostato questa da qui a qui. Se vado a fare il poligono delle forze è uguale, perché le forze sono uguali. Il poligono funicolare, queste direzioni sono uguali, però evidentemente il risultato sarà diverso. Va bene? E quindi la costruzione sarebbe ancora questa. La differenza quale sarebbe? Ce ne accorgiamo subito e concludo. Quale sarebbe la differenza? Seguitemi. Che il lato C non si ferma su questa F3 come direzione, perché la direzione della F3 in questo secondo caso che sto considerando non è più questa, ma è quest'altra. Quindi dov'è che deve andare a finire? Se il disegno fosse fatto bene, ok, questa qui deve riscendere non qui, ma deve riscendere su questa direzione. E quindi il nuovo poligono funicolare risulterebbe chiuso, perché sarebbe dato da questa, questa, questa e questa. Quindi questa rimane la C, questa diventa la D, e quindi vedete che A e D coincidono, come vi avevo preannunciato. Naturalmente questo soltanto quando ho queste tre forze che sono concorrenti, per cui questo mi porta subito a dire che il momento risultante è uguale a zero e posso facilmente verificare che il poligono delle forze è chiuso, ma è chiuso anche quello funicolare. Va bene? Andiamo per questo.